Carissimi fratelli e sorelle, 8 giorni dopo venne Gesù a porte chiuse. Mi conforta pensare che se anche trova chiuso, lui non se ne va, ma continua il suo assedio dolce e implacabile. 8 giorni dopo è ancora lì. L'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo abbandonare. Il tradito ritorna da quelli che lo hanno consegnato ai nemici. Venne e stette in mezzo a loro. Le sue apparizioni non hanno mai il clamore di una imposizione. Non si preoccupa di sé risorto, ma del pianto di Maddalena, delle donne che vanno, anzi corrono, per profumare il suo corpo straziato, delle paure degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso, delle reti vuote dei suoi amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e sempre quel grembiule ai fianchi. Non viene a chiedere, viene a portare aiuto. Per questo è inconfondibile. Pace a voi, shalom. Non si tratta di un semplice augurio, ma di un'affermazione. C'è pace per voi e pace dentro di voi, pace crescente. Shalom, ha detto, ed è una parola biblica che contiene molto di più della semplice fine delle guerre o delle violenze. Porta la forza dei retti di cuore dentro le persecuzioni, la serenità dei giusti dentro e contro le ingiustizie, una vita appassionata dentro vite spente, pienezza e fioritura. Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature chiuse e impaurite scende il vento delle origini. Ecco, io vi mando. E li manda così come sono, fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo spirito, il vento forte della vita che soffierà su di loro e gonfierà le vele e li riempirà di Dio. Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la tua mano, tocca. Gesù risorto non porta altro che le piaghe del crocifisso. Porta loro delle ferite che ci hanno guarito. Le ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite come una goccia d'oro. Gesù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica di credere, ma si avvicina ancora e tende quelle mani dove l'amore ha scritto il suo racconto. A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la mano, chi non ti giudica ma ti incoraggia e ti offre una mano dove riposare e riprendere il fiato del coraggio, è Gesù. Non ti puoi sbagliare. Beati quelli che non hanno visto eppure credono. Una beatitudine che sento mia, che è facile e per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi ricomincia ogni giorno. Per noi che di 8 giorni in 8 giorni continuiamo a radunarci a messa nel suo nome, a distanza di millenni risuona questa beatitudine. Beati noi che lo amiamo pur senza averlo visto. Buona domenica.